perché è cosa non si può usare, ma che tristezza. Oddio del cielo. Dicono che c'è un tempo per seminare, e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno, teso, come un lino. A me piacevano i bambini. Infatti io mi sono un po' limitato, ma non avrei voluto di più. Ci scivolava bene. Non si litigava. Io ero tanto, ma c'era un'armonia. E saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fasi. Gesù era contento, perché tutti questi bambini attorno, lo sentivo che lui era contento. E mia moglie, pure, avrò fatto una fatica a supportarmi, perché ero chiassoso. Anche se ero con i bambini, la mia moglie è sempre stata al primo posto. Non è morta per me, è sempre viva. Papà è stato veramente una figura che ci ha fatto sentire che il cielo era più vicino di quello che potevamo pensare, quindi che comunque cielo e terra sono collegati, e quindi questo in qualche modo ha fatto sentire che la mamma era comunque, ci stava accompagnando. Mio papà è diventato sposo sapendo che voleva dire abbracciare Cristo. Quindi mio papà ha vissuto anche la vedovanza in maniera molto come una vocazione. Io sinceramente ho pensato sempre che fosse una strada che era proprio indicata da sempre, quindi mi ha spaventato, e quando è arrivato il sacerdozio era la conferma di questa strada. Sono andato da Padre Pio perché tutti erano andati e a me mi hanno lasciato fuori. E io ci sono andato anch'io. Sorrideva, lui non sorrideva quasi mai, ma mi sorrideva sempre. E il Signore ha lavorato davvero come voleva lui, con tutta la sua fantasia e la sua creatività, che soltanto lui può avere, perché noi non possiamo pensare. Infatti, vedendo i risultati, dice, ma com'è possibile? Non lo so, ma come sia possibile questo? So soltanto che c'è stato questo percorso. Forse ecco, una rispondere è una grazia, questo sì. Rispondono alla grazia che ti chiama dove sei, nel luogo in cui sei, no? Per me è stata la famiglia, è stata la scuola. Mi sento sorella e dei miei fratelli, ma anche forse di più di una sorella. La messa della mia parrocchia la dico sempre io. Io la messa la sento. La sento vivo. Perché la messa è la messa. Sono convinto, questo è il mio corpo. Lo guardo non più col sorriso, con gioia, perché so che non ho più davanti un po' di pane benedetto.